Allora, il sindaco di Paceco, il dottor Peppe Scarcella, che è qui alla nostra carnevalata, il comune è parte integrante di questo che è la manifestazione dell'anno della città di Paceco. Signor sindaco. Devo dire che la manifestazione giunge alla 14ª edizione e come amministrazione abbiamo ritenuto che fosse giusto e doveroso dare sostegno a questa iniziativa lodevole, di grande coinvolgimento popolare, perché sono coinvolte 9 associazioni e il mondo della scuola, con centinaia e centinaia di cittadini che si sono spesi. Io ritengo che vadano incoraggiati per fare meglio e andare avanti ancora di più. Bene, signor sindaco, a 5 anni di suo mandato qui al comune di Paceco, purtroppo 2 anni colpiti dalla pandemia, però abbiamo superato, e prima che va via è giusto festeggiare alla grande con la carnevalata, che dice signor sindaco? Un resoconto? Intanto è un bel ritorno alla vita, dopo che il mondo si è fermato per la triste pandemia, siamo ritornati a vivere tutti quanti. Io mi accingo a chiudere questo mandato amministrativo perché ci saranno le elezioni fra 3 mesi, io non sarò più candidato, l'ho già detto, però devo dire che c'è nel paese un grande risveglio, c'è un grande movimento e spero che il futuro sia roseo e che sia buono per tutti quanti. Beh, potresti ricandidarti, sindaco. Per la verità è possibile, la legge lo consente, però la mia scelta è quella di non poterlo fare. È legato a motivi anche di salute e quindi la salute non mi consente di poter affrontare di nuovo questa esperienza, quindi lascio la mano agli altri. Ma sono certo che Paceco sarà in mani sicure. Lo siamo certi anche noi. Ma un'ultima domanda, chi ti ha baciato sulla fronte, che c'hai tutto il rossetto sbavato? Ma sono stato baciato da più parti, adesso non ricordo. In bocca al lupo per tutto e soprattutto per la salute. Grazie tante, grazie, grazie.